Un saluto a tutti da Jack e Cla di Desire Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Ciao Cla, di cosa parliamo questa sera? Buonasera, ringraziamo tutti gli incredibili ascoltatori che già ci sono. Stasera faremo una reaction, non ai video, quindi è incredibile, ma a una rivista degli anni 90 che è Console Mania numero 13. Non era Playboy, scusami, ho preparato Playboy. Sei Non era sicuro? Playboy, anche se volendo si può tranquillamente fare, quindi assolutamente Sì, sì. si può far vedere le immagini, sicuro, sicuro. Sì. Ok. Beh, meglio quello che vedere certa gente, insomma. Meglio vedere qualche vedere certe live, certamente sono d'accordo. Allora, intanto ringraziamo anche per già il primo messaggio arrivato. Bellissimo, infatti. Bellissimo, infatti è talmente Giustamente. bello che è già nato via. Sì, infatti. Non Allora, ci sono più Console Mania, secondi, tra l'altro. 116 pagine di Alcamania. Alien 3, svisceriremo l'alieno che c'è in noi. Elite, esplorando le galassie col NES. Ti piace di Elite? No, ti piace l'Elite. Parleranno anche di Alien di Ippolito? Probabile, probabile, sì. Probabile. Daranno voto 10. Oh, World sì, Heroes, c'è qualcuno che 82. dice che è positivo, cioè c'è qualcuno che ha detto che ci dà sé quella roba lì, è Vabbè, incredibile. ma che coraggio. World Heroes, 82 mega di violenza per Neo Geo. Sparate al Master System con One Teleshooting Gallery. Abbiamo varie cose, vari sistemi del 92, siamo a novembre del 92. E poi ovviamente il Game Genie, che erano i cheat di videogiochi, praticamente potevi barare, c'era il manuale per barare con il Game Genie, dovevi pagare per il Game Genie e poi ti infilavi i codici col Che manuale figo. ah, e ti facevi il gioco di vita infinita, non morivi mai. Guarda questo qua, va, il poster, non so chi è questo giocatore, non riesco a vedere, ha la maglia della Juve ma non riesco a vedere da questa distanza. Chi è? Del Piero, Ok, chi è? ma anche del Piero, 92, del Piero. No, non so, non riesco a riconoscerlo qua, non riesco a riconoscerlo. Purtroppo, mi spiace, è troppo lontano, Morire delle troppo. vite infinite era una bella cosa, sarebbe Sì. servito anni dopo, probabilmente. Tipo con un certo Topolino per PS1 sarebbe servito abbastanza, sia quello che i salvataggi, infatti. La palla Nintendo è passata alla Jig. Oh mio Dio, distributore della Jig, la Mattella della Jig. Sono distributore, però fa strano, è veramente brutto e antiestetico vedere questo logo della Jig sulle cose Super Nintendo. Devo dire, non ne Ma aveva no, è vero, no, non mi ricordavo neanche della loro esistenza. la Jig. La Jig, sicuramente siamo cresciuti con la Jig. Street Fighter 2 col mega logo della Jig. E vabbè, che vi devo dire? Un Mi distributore piace. fare l'altro. La rivista è fiera di voi. Hanno fatto i vari comic Una con serie di cose belle. persone ammassate lì, tra l'altro. Vabbè, Comic Con, le solite cose, sono normali. Abbiamo l'Action Pack, che anche questo serve a potenziamenti vari. Ma che bello, l'Elite Torino. L'Elite Torino non manca mai. L'Elite Torino di una volta. Nostalgici. Infatti dice, inserisci tu Action Pack e gioca. Era la batteria per tenere il più vivo il Game Boy, così durava di Game più. Boy. Il primo, tra l'altro, devo dire che è il primo Game Boy, che è quello in bianco e Sì, nero, non è quello bianco Color. e nero. Sì, lui, Color 92 esce quello. dopo. Color esce Sì, molto dopo. Color esce dopo. Infatti quando è uscito pure Pokémon rosso vario, come si chiamano, c'era infatti, era bianco e nero prima. Ma Poi hanno io lo fatto adesso. giocavo sul Color tranquillamente. Avevo comprato il Dopo. Color con Pokémon, quindi. Sì, ma era una nuova versione perché quella per Game Boy era bianco e Beh, quella lì era la solita. nero. Perché c'è la Color, cioè quella, credo che quella a colori fosse la Yellow, quella con Pikachu, mi sembra. Però non No, sono ma infatti sicuro. era in bianco e nero, ma lo potevi giocare sul Game Boy Sì, lo normale. puoi giocare sul Game Boy, certo, era Cioè, al retrocompatibile. contrario, lo potevi giocare sul Game Boy Color, ma era in bianco e nero il Sì, bianco gioco. e nero, intendevo Sì, quello. Poi hanno fatto anche comunque delle versioni a colori anche di sì, quelli. sì, sì. Batteria fornisce 14 ore di gioco continuato. Oh, Vai, c'è un ragazzi, Game Boy. è meglio del nostro controller. I nostri controller, altro 14 ore di gioco Il senso continuato. controller dura, penso, meno. Ma molto meno di 14 ore di Molto gioco meno, sì. continuato. Vabbè, comunque, più facile con Gauntlet 2. Made in Japan, la mia rubrica preferita. Là. Sì, vogliamo spiegare che cos'è Made in Japan? Sono i giochi che arrivano dal Giappone, che arrivarono dal Giappone, in Non è realtà. detto che uscirono dal Giappone, alcuni di questi Non è non detto che sono mai usciti. uscivano. Esatto, E incredibile. vediamo l'assalto al buco nero, In che è che senso? un bellissimo. Beh,
È un gioco dove devi entrare in un buco nero. No? Ah, devi entrare all'interno, sì. Ignorava la trama. È un beat 'em up che va aggiunto nella categoria dei giochi solo per Mega Drive CD, che non è arrivato dalle nostre parti, quindi assolutamente non è venuto in Europa. Quindi sì, ecco, questo è il gioco. E l'assalto al buco nero, che là non può più farlo, perché non in Europa non si può fare, non è uscito. Ma penso che non si poteva fare già prima, quindi... Sì. Poi abbiamo il beat 'em up di tipo Street Fighter 2, sembra Street Fighter 2, ma a me non sembra tanto Street Fighter 2, cioè Street Fighter 2 è più bello. Gli scenari del genere sono veramente blandi, cioè il sfondo, il deserto, cioè non è che sono belli, successore. Sembra una copia di Street Fight. Lo è. Nessuno aveva annunciato un altro Final Fight su Mega CD, Mega CD. Allora Mega CD, però già ti ignoriamo perché in Europa... Ah, ecco, l'ha annunciato Street Fighter 2 Deluxe Edition. Iniziamo con i mega nomi di seguiti di Street Fighter 2. Cominciamo, è Deluxe Edition. Poi abbiamo questi, un po' di joystick, hanno praticamente il blaster, il turbo stick, il joycast. C'erano tante cose, i joystick, ce n'erano veramente tanti. Bisogna stare attenti a che quello fosse compatibile col proprio sistema. Ma questo gira per Commodore, ma questo gira per PC, ma questo gira per Super Nintendo? Di solito la risposta era no. O ti dicevano sì, certo, quando era vero. Super Shot, mi sa che quello che avevo io, Super Shot. Vabbè, comunque andiamo avanti. Mi piace giocare con Dr. Frank. Americanamente. Oh, ragazzi, andiamo in America, finalmente. Là andiamo a trovare un po' di democrazia americana. Vero? Ma ultimamente la stiamo già vedendo, quindi sarebbe bisogno, no? So, grandi emozioni. Allora, l'ombra della bestia ritornava, Shadow of the Beast, ok, grazie tante. È un seguito, ma non sapevo che esistesse un 2, però, a quanto pare, stavano facendo un Shadow of the Beast 2. Non è poi neanche detto che uscissero i giochi. Oh mio Dio, sto gioco con l'elicottero è veramente brutto, quello in basso a sinistra, è veramente atroce, cioè una grafica... decente. Finalmente abbiamo comprato una Lotus. Ah, ma il gioco della Lotus io ce l'avevo, non so dove ce l'avevo, ma il gioco delle Lotus era molto carino, il gioco delle Lotus. Poi intanto devi fermarti perché ti passavano i furgoni. Ti passavano i furgoni davanti. Sì, no, ma come? A fare un giro in moto, Road Rash, sì, Road Rash è famoso anche quello, sono giochi abbastanza conosciuti. Non so, non penso che li hai giocati, però il gioco della Lotus, mi sembra Lotus Power Challenge o un nome simile, era molto molto carino. Boschi pericolosi, ma non dicono il nome dei giochi. Vabbè. Downset Hot, 892, 893, beh, le cose hot, ovviamente si tratta di NFL, John Madden, NFL. Ma non era... non era il sito arancione? No, non lo era, mi faccio giocare con... Cioè ci saranno pure 112 pagine, ma sono quasi tutte quelle aggiunte, sono le pubblicità, da fare caso. Sono tutte saranno figure. Pure 112 pagine, ma se tu aggiungi 50 pagine in più di pubblicità, te ne accorgi. Nintendo News. Ok, andiamo alla Nintendo, che era la regina incontrastata dei videogiochi nel 92, incontrastata. Anche la Sega è sempre stata molto indietro, comunque, specialmente in Europa. Sorpresona, Mega Drive, targato EA, no, che poi ce lo vendono a parti, il gioco, Desert Strike, sì, lo conosco, è un gioco strategico di guerra, famosetto, volare o, dai, giochi di volo, dove guidi gli aerei, cioè, quanti ce n'erano all'epoca, cantare o... E l'altro è F-117, uno era quello lì che sparavi, cos'è, meno il 141, ma quello era bello, ma questi qui sono i giochi tipo simulatori di volo bruttini, però uno si chiama F-92, ignoro sta cosa, uno era F-15, l'altro F-117, guarda che fantasia veramente, non è vero. Simulatore di volo per poi sparare, il rimedio per l'insonnia, qual è il rimedio per l'insonnia? Un rimedio questo, la conversione di Lemmings, ma come Lemmings ti tiene... Ma Lemmings non ti fa dormire, ma che contare le pecore? I rotitori... Contare le pecore è un bel sistema. Contare le pecore, io ci ho provato, non funziona contare le pecore. Anzi, ti alteri ancora di più perché dici, porca, io... Sì, mi dà fastidio, e poi alla fine... Cavolo, e adesso che lo contate? Quante devo contare? Cosa si moltiplica? E adesso che titolo uso? Radio Flyer della Ossia,
Altro, ah, l'aeroplano radiocomandato, carino, dai. Ti ricordi le bellissime e tranquille missioni di GTA con le cose radiocomandate, vero? Minchia, me lo ricordo, sì. Tipo quella di Vice City, allegra e rilassante, proprio quella missione. Sì. Ok, andiamo nel giuri. Ancora, ma ancora, finisci sempre. Ma sono tutti giochi dove guidi aerei. Ma, al cavolo, oh. Ha fatto 4 giochi diversi e questo qui è Strike. Poi era il boom del guidare aerei. Ma questo qui invece no, era il Cool Tycoon, era il Road Tycoon. Questo è bello. Pianificare la carriera di magnate delle ferrovie, bello, bello. Bello, bello, mi piacciono queste cose. Dicono, se vi è piaciuto Sim City, non perdetelo, perché c'era già Sim City, vedete, 92. Tutti al cinema, ma quando? Beh. Che vuol dire? Beh, devo dire che questa immagine... Ah, ma quello è... Cos'è? Fuga dal mondo dei sogni, quello con Brad Pitt, mi sa. Ma la signorina? Sì, perché è mezzo cartone, ma è come che è anche stato Roger Rabbit. Mi sembra che è proprio qual... fuga dal mondo dei sogni, mi sembra. Lo sono proprio perso. Kim Basinger. Kim Basinger. Robocop 3. Così bionda mi risulta quel film lì, mi viene in mente. Ah, il primo film è Navy Seals. Vabbè. The Abyss e Cool World, ma anche Robocop 3. Vabbè. È appunto impressato come Roger Rabbit. No, dovrebbe... qui c'è scritto che si chiama Navy Seal, però boh, non lo so. Boh, minchia, ci assomiglia allora, ci assomiglia un sacco. Che ti devo dire? Davano di more. Family Addams. C'era il gioco della Family Addams. Okay. Sì, cioè, per così. Con i giocatori, con i personaggi della serie, beh, leggendari. Sì, ma ce n'è. Sì, giochi sicuro. Sì. Ah, puntavano sul Game Gear, giustamente. No, c'è la fase, una delle cose che andavano di moda. Ciao Lautarone, benvenuto. Guardate qua, parliamo di platform e cosa ci troviamo? Troviamo Sonic che va in giro con un carrello, con i famosi carrelli. Con il carrello della spesa. No, quello, no, peggio, quelle fasi che va in giro su binari, devi saltare. Insomma, c'erano un sacco di giochi tipo Donkey Kong Resident Evil 4, tipo. Ma Resident Evil 4 è facile, in confronto Dio, a quello. Oddio, a livello professionista mica tanto facile. Ho fatto più tentativo. Io sono morto le prime volte normale, ma poi... Però Sonic, francamente, non sono mai stato fan di Sonic. Vabbè, noi siamo in due, guarda, siamo in due. Non no, è mai proprio non mi gusta più di tanto. Preferisco magari un Super Mario. Super Mario, tanta roba. Abbiamo anche il gioco della Sonic, Sirenetta. Sonic Horror, sai quella creepypasta? Su che c'è Sonic.exe. Sonic Horror. Sì, ma alcuni di questi contengono i virus perché sono degli ex, quindi poi beccati. Vabbè, ma quella di Sonic è così, gira da un bel posto questo gioco. Sì, c'è, ma alcune versioni contengono virus, purtroppo. È talmente famoso che provano a refilarti virus. Comunque, attenzione, questa sirenetta non è abbastanza canonica. Io ritengo più canonica quella dell'ultimo film. Molto sicuramente. Questa qua, con i capelli rossi. Quella di Vienna, giusto, è quella che è nata. Sì, quella di Vienna è quella giusta, assolutamente. Nordica, nordica. Questo qui invece, con i capelli rossi, non mi piace. Proprio. Troppo colorata. Mi ero perso comunque la sirenetta come gioco. Ah, ma neanche io, non sapevo che esistesse. Ah, le avventure del giovane Indiana Jones. No, le avventure di Indiana Jones. Sì, grande Indiana. C'era un Indiana Jones che è il seguito ufficiale che è nel gioco. Sì, c'era quello del destino Jones di Atlantide, mi sembra. Cosa di Atlantide? Sì. Ce ne sono due, mi sa, di quelli ufficiali. Sì. Che uno in italiano, proprio uno o subito o in italiano. Scusa, ma The Chess Master, qui siamo nel 92, ma guarda l'immagine di Chess Master, ma quello non è uguale, identico a Gandalf. Quello è Gandalf. Cioè ma uno non può essere Gandalf del 92, impossibile. No, il Signore degli Anelli è a cartoni, forse è uscito prima del 92. Ma questo è... No, sì, ma non è quel Gandalf lì, cioè nel senso non può quando essere... Quando mai la sirenetta è stata videogame? A quanto pare nel 92. Nel 92 c'era il gioco della sirenetta. A quanto pare nel 92, non si sa bene. Penso, ma non noi siamo qua per recuperare cose. Guarda, là c'è Sub Ninja. Anche lui altro, Sub Ninja. C'è il gioco di Sub Ninja, lo facciamo vedere, comunque ripeto, questo qua per me è Gandalf, ragazzi. Chess Master o è uguale, è la stessa faccia dell'attore che poi l'ha fatto.
Ma infatti, cioè, infatti e poi vedi, non è possibile, ovviamente. Comunque, vabbè, se anche Robocop 3, che è il peggiore forse dei tre di Robocop, tra l'altro. Sì, sì, il film era veramente brutto, però il videogioco era il più famoso. Ironicamente il videogioco era il migliore Robocop, ironicamente. Beh, ci vuole Sire, poco. Gli uomini della Bretagna ci attaccano, hanno consentito nel latte di colla, scotch, nastro isolante, ci stanno stringendo la serie, che facciamo? Scappiamo. Atari Attack. È Atari Attack? No, com'è? Sì, qual sì, è Atari Attack, ma non so se non ha senso. Quello. Poi non lo so, abbiamo che... Rampart, non si riuscita. Oh, vabbè, cioè, no, Rampart. Rampart. Sì, ma sembrava una K, una R. Comunque, vabbè, è un gioco dove l'invasione della Bretagna, beh, ovviamente noi ringraziamo gli inglesi per aver protetto l'Europa, vero? Quando mai, scusami? Quando... Beh, i tempi... è successa questa cosa? Nella guerra dei cent'anni. Cioè. Ah, mica che paura. Cioè. Protesti dei francesi. Poi, diventati, poi ci sono diventati amici dei francesi. Dopo sono diventati amici dei francesi. Dopo. Però no. Sì, sì. Comunque, di questo Rampart non ho mai giocato, quindi... Cosa ne so? Leggi tu i voti. Ai voti. Ma certo che no. Come grafica... mettono un 73, che effettivamente di grafica non è così male, effettivamente. Un sonoro 86 e giocabilità 83 per una media di 81. Quindi è un gioco Rampart, pare sì. Sia un gioco... Allora, io faccio notare il bellissimo commento sulla giocabilità buona, non c'è che dire. Grazie, c'è una recensione di un videogioco e mi scrivi buona, non c'è che dire. Non c'è niente da dire sulla giocabilità, perché non voglio parlare della giocabilità. Mi fa veramente cioè... piacere, vedo che... Cioè, senza parole, è buona, non c'è che dire. Casino. Cioè, uno alla fine pagava delle riviste specializzate per commenti non specializzati. È incredibile sì, sì. Sta cosa. Ecco, qui ti spiego come funziona. Ecco qua. Sì. In tutte le versioni del poker che ho giocato sul computer per una ragazza che si spoglia. Qui non c'è. Casino, attenzione. C'è un gioco... No, ma leggi casino. Sul poker cosa c'è. C'è. Jack, poker, dadi. Vabbè. Sì, vabbè, ma sul poker mi fa ridere il commento, dice, ma perché qua non si spoglia? Perché no? Quello lì è Donald Trump. È il casino di Donald Trump, quello. Ragazzi, guardate. È il casino di Donald Trump. Ma dai, visto che è uno dei più famosi, quello di Donald Trump, che negli anni 80, cioè, era uno dei più famosi, però secondo me è lui quello lì. In effetti potrebbe ricordarlo, perché... vabbè, chi ci ascolta solo sappiate che c'è uno che assomiglia tantissimo a Trump, vestito come lui, con quei capelli, È proprio uguale, è proprio lui. Sì, visto che comunque aveva uno dei casinò più importanti del mondo, cioè dell'America. Comunque, vari giochi, beh, non conoscete il Blackjack, è il mio preferito perché è molto, no, molto so, bello. Questa roba non so giocare, sì. Parti i dadi che devi tirare, non è che... Se vuoi leggere i voti, 89 di grafica. Sonoro 78, 68 di giocabilità per un totale di 75. Un gioco dell'Atari, quindi non potevo saperlo effettivamente. Sì, sì, effettivamente. Qui fanno pubblicità di un'altra rivista che è Games Machine. Ah, The Game Machine era probabilmente la concorrente, era più voluminosa. Sì, e molto. Mi ricordavo che costava forse un pelino di più. Beh. Ed erano commenti, però erano commenti professionisti comunque, cioè abbastanza professionali. E di conseguenza io avevo comprato un paio di numeri di questo, uno ce l'ho ancora, un paio ce l'ho ancora. E poi infatti tratteremo questa, perché poi andando... Qua mi sembra che i voti non c'erano forse, o forse c'erano, non mi ricordo. Però era più probabilmente più autorevole dei Game Machine ai tempi. Adesso siamo più o meno tutti uguali adesso. Adesso sì, però quei tempi lì sì, però è bello che è strano, se era una rivale, perché ne facciamo pubblicità da loro? Ma io dico rivale, ma... O magari c'era lo stesso editore dietro, magari dietro. Sì, no, mi sembra dello stesso editore, sì. Ma vediamo, il San Pedro è la solita cosa dei simbolini, i simboli ti indicano ormai qualcosa. I simbolini ve lo diciamo noi, sì. Che genere. King of the Monsters 2. Il King re dei the Monsters? King of the Monsters 2, picchia, sì. No? Mostri che si picchiano, sì. Però non è quello con i cloni di Godzilla. Questo non è quello dei cloni di Godzilla. Sì, c'è un clone di Godzilla, però è blu. Un clone di Godzilla. Ma è blu. Godzilla è Mothra, vedo. Mothra si dovrebbe essere una bestiaccia sempre. Lì. Bella bestia. Vedere che console è, perché da qua non leggo bene. Ah, non ne ho alcuna idea. Neo Geo. Neo Geo. Sì, si vede.
C'è una grafica non... bella sto gioco. Sì, è strano che non vedo una sorta di King Kong. I cloni di Godzilla e King Kong non mancano mai. E qui non c'è. Questo qui bianco l'ho già visto, mi era qualche parte. Molto simile di mostro. Vabbè, comunque, gioco di mostro. Vuoi leggere tu i voti? Per Neo Geo, quindi, grafica 97 ed effetti The King of the Monster 2, mi sembra già a grafica ci siamo. Come sonoro è 95, ci fidiamo perché non l'ho sentito. E giocabilità 79 per un totale di 91. Nonostante la giocabilità. Posso solo dire la grafica, che è effettivamente molto bella. Beh, è bellissima. Ma infatti è bello. Trovo fare un gioco sui mostri che... non è che mi ispiri particolare fiducia, in realtà. Dipende come l'idea di distruggere città non mi dispiace. No, ma lì si picchiano, mi sembra che si pestano come un picchiaduro, no? Cioè, oddio, è un po' limitante sta cosa. Cioè, avevano provato con un altro gioco, è uscito forse per PS1, dove c'erano ste bestie che si picchiavano. Sì, ma sì, che Rampage, ma Rampage era sì, bello. Sì, però... Mamma mia, Rampage pazzesco, Rampage. Veramente. Però, andiamo avanti al prossimo Smash, Smash TV, Smash ragazzi, TV. Questo qui è Mega Man Blu, e Mega Man Rosso. Cioè, sono loro contro i panchettoni di Kenshiro, che dico, andiamo immagino. A attaccare... È un misto tra quelli di Tartaruga Ninja e sì, esatto. I panchettoni di Kenny Goethe. Lo so. Altro con due omini che sembrano quelli di Playmobil. Altra pubblicità. No, vabbè, Mega Man, dai. Vabbè, ma la pubblicità salta. Ma sono videogiochi. È bellissima questa cosa. Elite. Vediamo il famoso. Warriors 3. Allora, Elite... è importantissimo. Questo qua però lo conosco io, Elite. Sì, anche io. Roba dello spazio, se ci avevo giocato, cos'era più? No, vai un po' giù a vedere cos'è. Vado a vedere, ma allora io devo dire che questo qui è un vero open world nello spazio, è famoso per essere Nintendo. Pensate, è il primo Nintendo, però NES, punto. Sì, però voglio dire, ma quanto deve essere bello avere un po' di open world, cioè tu puoi veramente esplorare galassie. Tantissimo, c'è anche il simbolo musicale, quindi immagino che potevi metterti la musichetta, togliere la musichetta, il volume. Ma infatti me lo ricordo io, questa cosa qua, sì. Ci avevo giocato, non era malissimo, perché potevi proprio esplorare ai tempi. Sì. Ti mettevi quella colonna sonora dei Jalis? No. È incredibile. No. Ah no. Comunque, vedi tu i voti, se vuoi dire... Sì, è grafica 81, effettivamente il grafico è molto buono, devo dire. Il sonoro 66 non lo so, quindi va bene. E giocabilità 82, soprattutto agli 80. Sì, io sto cercando di capire perché la musichetta è orripilante. Secondo, vogliamo sentirla, sta musichetta, se veramente fa così schifo? Ci bannano per la musica di sto gioco, figurati. Ma... Possibile. Non me lo... Niente. Non esce, vero? La musica? No. Esco. Vabbè, fa lo stesso. Oggi non riesco a farla partire, non so perché. Ha cambiato un po' le impostazioni di questo programma e l'unica cosa che mi fa vedere sarebbe che ci vediamo noi due, quindi non aveva proprio senso. Cioè, hanno cambiato ancora Striyard l'altra volta. Scomodo adesso. Quando dovremo portare i cantanti... con Spotify sarà un bel dramma. Poi me la dici, perché io non so perché. Non mi cambia scheda, adesso è una cosa unica, non so perché. Non cambia più. Vabbè, comunque vediamo, adesso andiamo avanti. Ok. Allora, pubblicità, stavolta possiamo vedere saltare. Phalanx. Il demone Phalanx. Cos'è? Il primo boss di Demon Solo, ovviamente. Lui. Ecco come dice Angolo, esatto. Vero, troppi messaggi, un attimino. Con calma li leggiamo tutti, Calma, con calma, Con molta calma. Molta calma. Occhio, troppi messaggi. Fra un paio d'ore iniziamo a leggere metà. 6 ore, 7 ore. Sì, siamo una maratona di lettura messaggi. Maratona, sicuramente. Ah, questo gioco non ci ho capito nulla.
Attenzione, non ho capito cos'è questo gioco. Sto guardando. Oh, non si vede nulla, c'è tutto blu su blu. Io il blu su blu mi acceca gli occhi, cavolo. Non ci capisci un cavolo. E dice che ci sono. È un'impresa titanica a finirlo a easy, figuriamoci a normal o ad hard. Bello, bello. Infiniti tentativi, ti piace, no? Come cosa che è, di, no. Che è facile e difficile da finire. No. Sì, sì, così, claro, esatto, come è scritto. Allora, comunque è Super Nintendo. Fatto proprio in colla, lo so che è così. Mm-hmm. Allora, per Famicom, non ho mai giocato questo qua, però come grafica... Famicom è Super Nintendo. Sì, sì, ma non l'ho giocato lo stesso. Va bene, anch'io, frego un cavolo, infatti. Di grafica 91, effettivamente, a vederlo così sembra buono, un sonoro 88, non si capisce perché, e giocabilità 78. Totale... Beh. Sì, sì, per forza, perché cioè, la giocabilità è importante, ma dice che è troppo difficile, è un bel dramma. A noi ci sta bene la difficoltà, a noi ci sta bene la difficoltà. No. No, ci sta una difficoltà apprenditiva in cui parti che sei senza risorse poi migliori, ma non che non tutto il gioco disputa. Non è che sono convinto, però. Abbiamo fatto con Resident Evil. Sì, sì, appunto, basta direi. Ma no, perché abbiamo fatto Dark Souls, figurati. Facciamo tutti e tre dal solo. Alien 3. Ma che film cavolo, era Alien 3? Così attira, deve essere. Ma che film era Alien 3? Minchia. Com'era il film di Alien 3, scusami? Bello, che adesso non sono perso il 3. Ma di Alien non li trovi brutti, è difficile trovarli. C'è qualcuno che dice che Covenant e Prometheus sono brutti, ma... Ma come Prometheus brutto? No, Prometheus è bello. Ma non sono d'accordo. Poi se dici sono brutti nella saga di Alien, il brutto in quella saga lì vuol dire che sono belli. Cioè, puoi dire il meno bello, ma... Ah, ok, in quel senso però lì sì. C'è qualche ebete che dice non l'ho capito, non è che c'è tanto da capire di Alien. Cioè, ma cosa c'è da capire? Qui. Sono metamorfi, si entrano dentro e fuori. Ma no, sono quelli che ricercano... A tutti i costi la filosofia è una roba che c'è un alieno che ammazza gente. Cioè. Non è che sei obbligato. Non è che... Sì, c'è un po'. Ci sono dei messaggi che quando lo fanno. Tanto alla fine, cos'è? Sono sempre... Immagino che sono sempre sti qui che mandano gente, soldati. C'è, mi sembra quella lì che si risveglia dopo. Non so se è quello lì che lei si risveglia dopo 8 anni che era ibernata e deve sfasciare tutto. Però in ogni caso il messaggio c'è, perché anche in Prometheus c'è, però vabbè ragazzi, io adoro questi film qua, però non è che vado a cercare la filosofia di questa roba. Ma dipende, se è una serie filosofica, se fosse un Dune, va bene, ma se fosse un... Cioè, un Dune ti aspetti della roba filosofica, non della roba tipo... Immagina un Dune fatto da Michael Bay, esplosione. Sicuro, lo trovo. Proprio in Transformer, guarda, vado a trovare. C'è Megan Fox che fa paura. Ma quello è bello, quello è l'unica cosa bella. Ma a me non dispiace, assolutamente. Ripeto, non riesco a credere che Armageddon sia di Michael Bay, non riesco ancora a credere. Infatti è brutto. È bello. Infatti è brutto. Armageddon è l'unico film di Michael Bay che si trova nella lista dei film da vedere, cioè è una cosa rara, ragazzi. Incredibile. Sì, ha delle porcate di strada. È terribile quel film. Mamma mia. È agghiacciante. A me piace perché c'è una... È meno agghiacciante però di Transformers. È dei tartarughe ninja. Tartarughe ninja di Michael Bay. Quelle, se sono quelle tartarughe ninja siamo anche noi. Sì, sì. Vabbè, comunque siamo già fuori. Per Mega Drive Alien 3, strano avrei detto per Nintendo, invece per... Mega Drive, quindi grafica 92 ed effettivamente bellissima, bellissima grafica, vederlo Alien 3. Vabbè. Sonoro 78, giocabilità 83 per un totale di 86, quindi è un gioco che fai volentieri. Sì, ci sta assolutamente, è una cosa che apprezzo anch'io ovviamente. Batman Returns, il Cavaliere Oscuro torna. Da un grande film, un grande gioco, un grande video proprio. Aspetta, qual è questo qua? Il secondo Batman, quello col pinguino. Ma è quello con Mr. Freeze, no? Non è quello. No, va, per fortuna no. No, prima, siamo ancora al regista, lo stesso regista del primo film. Ah, Barton.
Ma sì, su qua l'ho proprio rimosso. Non è quello con George Clooney. Con le no, tine. Ma non è quello con George Clooney con i capezzoli. No, no, non è quello. Mica, quello lì è. Non è terribile. No, quello, infatti, ma quello si sono scusati anche quelli che ci hanno lavorato sopra. Il regista è pure una brava persona, quello che ha fatto X-Men. Cavolo, non è un incapace. Ha fatto di no, non mi ha detto uno stronzo. No, ma dice che la produzione è stata di ma facciamolo più infantile, più battute, più cose da comics. E hanno rovinato quel film. Questo qua non voleva fare una ciofeca del genere, ma l'ha fatta. Per fin conti. Il gioco me lo sono perso in realtà. Ma Batman Returns ho giocato, è difficilissimo. Questo qui invece, però non è The Gutter, non abbiamo la recensione. Abbiamo Gunhead, come si chiama? Soldier, il classico nome. Soldier, si dice che spari roba, getti incredibili bianchi con questa roba da davanti. Funziona così, il gioco, non stiamo vedendo il gameplay per chi non può vedere. Io non ho detto niente perché non l'ho giocato. No, no, infatti, ma neanch'io, ma appunto vediamo sto qui che spara un raggio bianco incredibile contro il nemico. Sembra una buona descrizione audiovisiva. Più... Cosa sarebbe Batman, no? Soldi. Ma che Batman non c'è la recensione, era pubblicità. Soldier Blade, che non lo conosco. No. Oddio, come grafica, tutta colorata per PC. È sempre bella, infatti, grafica. Leggi pure tu i voti. Infatti la grafica è 93. Vabbè. E sonoro 85, giocabilità 91, un totale di 91. Sì. Autofire decisamente utile. È un po' come barrare l'autofire, è il pulsante premuto che spara da solo, poi andare a fare un giro, tanto ti spara lui, posto tuo. Vabbè, andiamo avanti. Cos'è questo? Ma perché metti il titolo in basso? Shooting Gallery, il poligono di tiro. Cos'è? Questo qua, Shooting Party, cos'è? Shooting Gallery, no. Appunto, vuol dire poligono di tiro. Ah, non l'ho giocato. Quindi Classy rifarà di nuovo tutti i poligoni di tiro con oro. Poligono di tiro e basta. Penso a vita che non li farò mai più. So che ti sai di quelle madonne, guarda. Ma lo so anch'io, io ho perso la pazienza, lo so. È per quello che l'ho fatto subito, perché ho detto io poi lo lascio perdere. Penso che chi era con me in party quella sera lì si sia stupito che ne ho tirate così tante in una sera sola, perché... Ma guarda, ho visto io come ho reagito in casa. Shooting Gallery, eccolo qua. 75 di grafica, ma oddio, non è che effettivamente. Poi di sonoro 70 e giocabilità 80. Non posso dirvi perché non l'ho giocato. Non posso darvi una mia recensione. Va, però sappiamo che ami i poligoni di tiro e ti vuoi rifare il nuovo rango massimo. Rod One, c'è una pubblicità di negozio che ormai non ci sarà più. Immagino Rodland, non so cos'è Rodland. Non lo conosco. È un giochino che mi ricorda. Devo ammettere che questo cose... quello lì con Donkey Kong, cos'è? Sembra più Super Mario Bros. 2, sembra un po' un clone di Super Mario 2, perché... Però sì, è sicuramente il clone di qualcosa. No, è famoso. Dicono che è famoso ed è anche della Nintendo, quindi pure. Della Nintendo, sì. La Nintendo fa copie di se stessa, che bello. Nintendo è famosa, il Super Mario Bros. 2 era Doki Doki Pai. Adesso dico subito, Super Mario Bros. 2 non è un gioco creato per Super Mario, era Yume Kojo Doki Doki Panic. Cioè, in pratica, loro hanno preso un gioco che avevano già fatto uscire in Giappone, solo in Giappone, e l'hanno trasformato in un gioco di Super Mario, che non era con un gameplay completamente diverso con Super Mario. Però alcuni personaggi sono poi diventati iconici, come Fantasmini, quindi, insomma, nel male è una cosa positiva. Ma sì, certo, la Nintendo riciclava. Certo che facevano anche loro. Se vuoi leggere tu i voti di questo brutto gioco. Bella la foto della fattina, sembra Trilli. Sì, sembra Trilli alle 2 di notte sulla via Appia, no? Sì, quelle Trilli lì sono altre. Sì, comunque come vestite, in effetti. No, ricordare una certa... No, una battuta su Sandra Milo, non la leggeremo perché... Perché è appena morta, poveraccia.
Non mi sembra il caso in live, sai? Veramente una... sì, che tanto non c'è nessuno, non è che qui ci potrebbero segnalare, quindi... Avevo capito, però, noi ci dissociamo da questo commento. Avrebbero voluto dire Moro Fair, avrebbero voluto dire. Sì, che è uguale. Quella... Santa Mila era veramente anche bello, quella lì passeggia nell'Ade. Purtroppo. C'è tanta gente. Nell'Ade come ci dovrebbero passeggiare altri, probabilmente. Sì, lo so. È claro, comunque, se vuoi leggere i voti. Allora, inizia... una grafica di 69 che non è tanto sufficiente, infatti non è una grafica eccezionale. 85 di sonoro, la giocabilità 92 e io direi grazie al cavolo, per un totale di 83. Beh, quindi c'è qualcosa che si salva. Io non lo so, però è uguale praticamente a quello, quindi sì, esatto, piaceva Donkey Kong quello là. Sì. Tra i ninja e Sentai, tartarughe nel tempo. Qua è per il NES, sicuro, lo vedo già. Si vede. Super Nintendo, mi sarebbe. È troppo bello animato. Infatti, ecco. È troppo bello. Confermo. Da fan io delle tartarughe ninja originali, non quelle steroidate. Ma questi qui erano le migliori, bellissime. Queste sono le mie preferite. Sì, Super Nintendo... guarda i voti per Nintendo, infatti. Ma i voti come grafica 90 mi sembra anche poco, francamente. Mi sembra molto più bella la grafica. Sonoro 90. Io spero che utilizzino quelle della serie TV, quelle dei cartoni. Perché... e giocabilità 90 per un totale di 90 della Konami, tra l'altro. Quindi... lo so, la Konami sfornava delle vere perle. Ora sforna delle porcherie. Sono solo boccherie, anche l'ultimo Silent Hill The Short Message, una delle peggiori ciofeche, alcuni dicono, ma è bella l'idea, sarà bella l'idea, ma fa schifo. Ma quello lì che dici, quella demo di 3 ore? Sì, che cavolo, demo, un gioco completo. Demo, però gioco non è orribile, io quello ho visto. No, guarda, sono d'accordo con chi gli ha dato 0, 2. È veramente un'esperienza, oscena, scappare da quei mostri. Guarda. Sì, è la parte antipatica è quella, però la storia di Contorno... Ma la storia è ok, ma il finale era scontato dall'inizio, non aveva neanche senso giocarlo. Tanto. Troppo l'epoca walk dell'essere vigili sulle cose. Io non l'ho degradato tanto, sinceramente. Io sì, ma per fortuna la migliore recensione hanno della Tristo. Shining Force, questo è un gioco di ruolo, ne so qualcosa, non l'ho giocati, ma è una saga leggendaria di giochi di ruolo, come vedi abbiamo state statistiche HP, MP, cioè punti vita, punti magia, ci sono i draghi, ci sono queste cose. E dice che appunto il primo gioco terminava con To Be Continued, e infatti questo dopo 1000 anni di pace si svolge il secondo gioco, è RPG e strategia, ovviamente abbiamo protagonisti, bello questo uomo uccello col becco, Birdman era una figata assurda, però Birdman proprio, quello è bello, tutto è bello. Birdman è anche un grande regista, però è lui. Sarà lui. Magari devo beccarmi la pubblicità in recensione, cavolo. No, c'è un worm, un coso delle sabbie, un verme delle sabbie. I sandworm, comunque si chiamano. Sandworm, adesso non riesco a leggere qua, perché sempre in katakana arrivano a scrivere. Io che so leggere l'iragana, mi vanno a scrivere in katakana. Non scrivo in katakana. Quindi, insomma, siamo belle cose. Sì, sì. Quando vuoi fare una bella figura in giapponese ti scrivono tutto in katakana, quindi non ci capisco un cavolo. Un simpatico drago dei poteri magici misteriosi, vabbè, questo non ci frega nulla. Comunque, Mega Drive. Oddio, la grafica 85. Ma è bello. Ma io avrei dato un po' di più, sinceramente. Anch'io, ma bellino, ma famoso anche come sale. Sonoro 80, giocabilità 90, 89 di totale. Per il Mega Drive. Per il giapponese, ma sarà anche poi uscito in una lingua comprensibile. Mica l'hanno mandato da noi in giapponese, scusami, ma quando li facevano uscire i giochi in giapponese, è impossibile. Prince of Persia, mamma mia, il primo Prince of Persia, oddio. Su Game Boy. Sì, ma guarda i voti, ma sto gioco è bello, ma non ci capisci un cavolo su Game Boy. Ma me lo sono perso su Game Boy, francamente non l'ho giocato.
Ho giocato a quelli dopo. Ah, sì. No, io questo l'ho giocato l'originale, ma su PC. No, ma su PC 94 di grafica, ma se non vedo niente, è tutto sfocato. Sonoro 90, vabbè. Ma era già vecchio all'epoca, filo, sto gioco. Un po' troppo, adesso ora è esagerato. Ma tanto noi non ci vediamo un tubo da queste immagini, recensioni, non si può capire qualcosa onestamente dal Game Boy. Come fai a fare uno screen a un Game Boy? Solomon Club, anche questo. Tutto sfocato. Leggi tu i voti. 60 di grafica, ma ripeto, è tutto bianco e nero sfocato, si vede una mazza. Sonoro 64, giocabilità 62, totale 62. Ok, tanto ho beccato una zanzara, che era entrata una zanzara nella stanza, l'ho già beccata. Ok, belle cose, le zanzare di marzo. No, la banda Giovanotti, come la banda Giovanotti? Minchia, penso. Ma come c'era già Giovanotti? È già creato che c'era Giovanotti. Allora, non capisco il nome, Wanted, vabbè, ricercato. Un gioco dove vai in giro e fai cose da cowboy, vedi, vai a cavallo, insegui... Metti gli alberi, esatto. Poi ricercato, vivo morto. Bello, sì. Il bar, il saloon. Ischi la gente sui cosi. Sì, e poi al saloon incontri Angelina e ti innamori. No, Angelina. Non incontri Angelina, perché lì incontrerà un grande leader. Sì. Il grande leader che appunto ti insegue cavallo. Vuoi leggere tu i voti di questo bellissimo gioco per il Master System? 70 di grafica, Wanted, sonoro 67, giocabilità 73, per un totale di 72. Qui scrivono come commento: ma Taribo West ha mai giocato nella nazionale americana? Sì. E sarebbe anche l'unico, cioè, commento di rilevanza della live, sarebbe, sì. Sarebbe Top l'unico Racer. Top Racer, sì. Di guida, bella come grafica. Top Racer, mamma, bella grafica. Non è... per l'epoca è bello. Per Super Nintendo, è ovvio. Si vede. Vuoi leggere te i voti? Grafica 80, io avrei dato un po' di più. Sonoro 85, giocabilità 75, totale di 80. Non capisco perché sulla giocabilità ci si è calato così, probabilmente perché dicono è ripetitivo, ma un gioco di corse, voglio dire. No? Grazie tante, anche io direi che qui... Ti ricordi quel gioco di corse di GTA? Mi ricorda questo, quel gioco di corse in GTA 5, quel minigioco che poi è ispirato a Outrun, ma sembra così, Thunder. Thunderstorm, ma famoso Thunderstorm, cavolo, famosissimo. Thunderstorm, sì. Famosissimo Thunderstorm, è super Thunderstorm, cioè, il gioco dove tu usi sto aereo, spari. Bella grafica anche qui. Quella è la torre, la Statua Libertà, visto? Cioè, puoi sparare alla Statua Libertà ai nemici. Bello. Statua Libertà. La salviamo, la proteggiamo, perché è un bellissimo, è il simbolo della pace. Ma io penso che se gli arriva anche solo una cicca che uno butta, penso che ti danno la sedia elettrica, solo perché minimo. Per il Mega CD, attenzione, quindi grafica 93, una bellissima grafica, effettivamente sonoro 90, giocabilità 78, totale 82. Mosse limitate. Super Ranch, il Goblin Notre Dame, il vecchio e caro Goblin Notre Dame, che fra l'altro anche questo per Game Boy, perché sì, è un gioco dove fai la tessera della Juventus. Sì, no, non è quello, devo aver capito male. No, conosci il film Goblin Notre Dame, conosci quello storico, quello lì è tribunale, quello che hai detto prima. Doveva essere ambientato in un carcere. Io ci ho giocato uno di questi giochi, ma non credo che fosse questo. Ho giocato un Gobo. Infatti, l'ennesima confessione del gioco per C64. Non si tratta, infatti, non è lo stesso. Ci somiglia, ma non è quello. Io me lo ricordo perché andavi su ste palle. Non lo conosco. Ecco, C64. Grafica 63. Odio anche qui di grafica e Game Boy. Era un po' limitato il Game Boy comunque. Sonoro 64, giocabilità 66, 65 di totale. I stregoni dei guerrieri, Wizard and Warriors 3. Stregoni e guerrieri 3. Oddio, vabbè, ma sei un cavaliere,
Sei un cavaliere. Madonna, che grafica. Non è bellina. Ci è andato tanto. No, non ci è andato tanto. Ah, il cattivo è un mago potentissimo. Ma dai, vabbè. Per il NES 71, 68, 75. È strano che per il NES hanno fatto una grafica così poco bella. Strano. Ma mi piace come hanno stereotipato. Ti dicono, lo scopo del gioco è tenere bene a mente la storia per sconfiggere il cattivo usando il personaggio. Bello, bello. Bello. Ma proprio una recensione top. Assolutamente. Recensione top. Aquatic Games. Pensavo che fosse l'album degli Acqua. Ci somigliava come font quello degli album degli Acqua. Aquatic Games. Gioco campionati acquatici, ci sono i pinguini. Cosa sono i campionati acquatici? Sono campionati dove i pinguini partecipano con altre creature, partecipano e vediamo chi vince. 100 metri splash. Ah, è quella del Gabibbo splash. Non credo fosse quella, però. Strano. Leapfrog, hop, skip and jump, feed in time, tour de grass, the bouncy castle. Una grafica super allegra, tra l'altro, per il Mega Drive. Sì, sì, infatti la grafica è un buon voto. Come grafica è simpatica, sembra di stage Sonic, sembra di stage Sonic. Sì, è vero, hanno usato molto quelli font, però alla fine è un gioco sportivo, per robe crollose, simpatiche. Ok, vabbè, comunque. Avevi già letto i voti? No, vero? No, solo quello di grafica avevo letto, ma... Scusami, infatti mi sembrava, per correttezza. Ma non è che... Comunque, per ringraziare la community della grafica, perché il resto non te lo posso commentare. Sono 79, 88 di giocabilità, ma... Vabbè, neanche gli altri non possiamo commentare. Mi interessa. Comunque. Mi interessa più la grafica. World Heroes, cavolo, sembra... World Heroes, ma cos'è? Un picchiaduro? Sì, no. Sembra Street Fighter, cavolo. Sembra Street Fighter. C'è una 82 mega, è un beat 'em up alla Street Fighter 2. Si picchia, si vede che assomiglia a Street Fighter 2. Comunque, anche questo personaggio qua sembra uscito a Street Fighter 2. Ne hanno fatto poi uno Street Fighter. Fei Long. Esatto, sembra Fei Long. Esatto. Vabbè, comunque, il dragone un ibrido fra Bruce Lee o Kutono Ken. Grande Kutono Ken. Picchia due su quelli. Ma c'è uno da notare che è identico al Kogan, questo in basso a destra. Se Burkoga mi ha truccato, Burkoga ha truccato. Se Burkoga. Vabbè, parliamo. Ma questo qui è quello di Watchmen. Questo qui è quello di Watchmen. Scusa, come si fa? Il villain di Watchmen, cioè quello là, come si chiama? Non mi ricordo mai il nome di quello di Watchmen. Beh, non mi ricordo il Watchmen. Dottor Manhattan. È lui, dottor Manhattan. Oddio, ma c'è veramente uno che somiglia a Kenshiro e a Bruce Lee. Un misto fra Bruce Lee e Kenshiro, cavolo. Uguale. Ah, comunque, il protagonista non è Ryu, ma ci assomiglia. Quanto ci assomiglia a Ryu? Il protagonista. Cioè, è Ryu, praticamente. Una specie è Ryu, di... è Ryu blu. Grafica 90, un po' troppo. Vabbè, ma Neo Geo sono sempre belli da vedere. Diciamo, sì, ma non è... ecco, Muscle Power non è... Ecco, è praticamente un core, sembra un core. Muscle Power sembra un core, ovvio. Giocabilità 92, grazie tante, un picchiaduro, cioè. Comunque siano tutti i personaggi cloni di quelli di Street Fighter, hanno andato anche qua, tranne che appunto c'è un Kogan al posto di Zangief, ma questa cosa l'ho capito. Ovviamente. C'è uno che sembra Bison, dai. Ma certo, bravo, certo. Ma lo so, è un clone di Street Fighter, veramente. In A Miracle World, Alex Kidd, famoso Alex Kidd nel mondo dei miracoli. Questo è il solito gioco di Alex Kidd. Forse è quello per Master System. Ma certo che sarà. Quello che era incluso nel Master System dentro. Non credo che sia il primo, credo che sia il seguito. Perché... No, è quello lì, mi sembra. Strano, perché quello era incluso. Era un po' che c'era il Master System. Comunque Alex Kidd è un gioco difficile, veramente. Vabbè. Difficile, però bello, perché ha una bella grafica, me lo ricordo. Il mio primo gioco è stato proprio Alex Kidd. Non è neanche andato il primo gioco. Ma comunque è veramente complesso come gioco. Già è tempo ora è da giocare. Oggi è possibile, sì, esatto. Grafica 80, 69 di sonoro e giocabilità 85. Ma per il sonoro, sì, sembra la stessa musica, alla fine, con le musichette così... la giocabilità è abbastanza divertente, più che altro è difficile.
come grafica ci sta. Sì, comunque concordo con Angolo che c'ha ragione. Come... Fatica. Boh, abbiamo finito le recensioni, che bello. Ci sono i trucchi del Game Boy, ovviamente, non dire già. Ah, Tetris, vediamo il grande trucco del Tetris. Se volete accelerare ulteriormente il nome del gioco, potete un po' premere giù e start contemporaneamente. Va. Ah, ti velocizzo. Master System, Dragon Crystal, Wonder Boy 2. Tetris esiste da, penso, da inizio. Ci sono i trucchi, del Gigi, Gigi che ti dà i trucchi, mi raccomando. Cioè, i trucchi per Tetris? No, sì, tu che partite per velocizzarlo, che come se non fosse già abbastanza veloce di suo, tu vuoi velocizzarlo ancora di più. Già, è ancora più veloce, già che non è abbastanza veloce di suo. Thunder Force 4, AB Chip Start per selezionare il livello di difficoltà, numero di vite, eccetera. Beh, questi sono utili. Ripeto, questi trucchi ti salvano la vita. Pensa che gli ultimi Tomb Raider hanno messo i trucchi della Play 1, ma ti disabilitano i trofei se li fai. Classico. No... beh, ovvio, Donald Duck. Donald Duck. Mamma mia, i trucchi per Donald Duck. Mamma mia. Paperino. Cos'è nipotino verde? Sono quelli da salvare, i nipoti. Sono qui, qua. Ma non potevamo mettere qui, qua. Ma che cosa, non sapevano neanche loro come si chiamano? Non neanche loro, cazzi. Ma chi è quello? Boh, qui, qua. Cavolo, so io. Verde, rosso, blu. Esatto, rosso Enrico, lo chiami Enrico, e verde lo chiami Umberto. Sì. Blu lo chiami Silvio, dai. Lo chiami Silvio, sì, è vero, perché il simbolo di Silvio era il blu, sì, è vero. Ma certo che era blu. Ok, andiamo avanti. Non penso che Enrico avrebbe gradito questo affiancamento tra Umberto e Silvio. Lui è nipotino rosso. Non penso sarebbe stato contentissimo. Super Famicom Battle, F-Zero, altri trucchi per F-Zero, con una vabbè, voglio dire, è l'angolo dei trucchi, il momento dove dicevo, ma cavolo, il nostro gioco ce l'ho, ma che bello sto trucco, non lo sapevo. Robo Coppa, il livello segreto di Robo. Robocop 2. È uscito il 3, intanto facevano il 2. Ti spiega come andare avanti. Belle guide dettagliate. Meglio del solito, voglio dire. Errata corrige, bla bla bla. Se che abbiamo finito, mi sa. Dovrei vedere sì, ancora la cosa. Ma... il venditore specializzato in carta igienica offre, sì. ma che te stai a dire? Che bel titolo. Cosa vorrebbe dire sta cosa? Ma che ne so. Premio speciale Beotta dell'anno, no? Guarda, penso che come Beotti dell'anno almeno 5 o 6 in testa ce li ho, ma non posso dire. Ah, non possiamo dire in diretta, peccato. Però... ragazzi, siamo solo a inizio marzo, l'anno, il premio Beotti dell'anno è ancora bello aperto. Faremo pensa fine anno un'elezione. Direttamente il premio coglione. Sì, che supera il Beotti. Che supera il Beotti, sì. A me fa ridere questa cosa l'angolo della prof, perché... vanno veramente a leggere il puntino. Mi piacciono molto le recensioni. Recensioni. Da pochi giorni possiedo il Sega Master senza la R System 2. Il livello di istruzione vedo che negli anni non è cambiato rispetto al 92. Quando riapriranno le fabbriche, sì, con la B sola. Stupendamente bella calligrafia. Che poi, ripeto, mandavano a testo, quindi sbagliavano testuali. Io capisco se fa un errore di battitura. È normale, ma a testo, sbagliare a testo ce ne vuole. Mi sembra che è lo stesso livello di istruzione che c'è adesso, non è che è cambiato. Siete in contatto con le case produttive di videogiochi? Case produttive. Queste cose che sono venute. Però scrive meglio di alcuni nostri utenti. Sì, se credete che la mia lettera è troppo stupida, se pensate che va bene... Ma è facile da ridere. Ne acquistai un altro con l'apostrofo, e io gioco Paper Boy 2 con i soffersi, abbiamo finito Battle Toads. Vedete quanta pubblicità, 116 pagine e abbiamo aumentate, ma c'è ancora più pubblicità di prima. Dicono che bello, hanno messo più pagine, sarà divertentissimo. Ciao Stefano, benvenuto, volevi vincere anche te il premio? Lo so, stiamo per... cioè, però sei sempre puntuale per vincere il premio, vero? Sì, mi raccomando, siate sempre puntuali, che vedo che vincere il premio è una cosa, no? Sempre di sempre, quello che abbiamo appena finito di leggere, di quello che abbiamo appena fatto da tipo 55 minuti, quindi esatto, è sempre piacere quando si fa, esatto, no? Sì.
Ok, beh, classe, tu prepari intanto il Rai, intanto passiamo i saluti. Ah, io lo devo preparare. La faccio io se vuoi, che non sì, so fai se lo fa fare da qua. Vabbè, che dire? Non so se me lo fa fare, sicuro. Sono stati tanti commenti, mi raccomando. Ringraziamo come sempre. Tutti quelli che sono passati, mi raccomando, no, qua, che era le 8:30 invece. Ah, quindi ringraziare. Sì. Cioè, per dire, quindi assolutamente, quindi, stai preparando la cosa. Sì, va bene. Da, come so. Quindi va bene. E basta, non so neanche da chi stiamo andando, tanto ora me ne vado a mangiare io. Andiamo sempre a far crescere la community con un po' di divertimento. Community italiana di questa piattaforma, che ancora per fortuna ci sono italiani, perché ci sono piattaforme che dicono che quella verde ha perso la community italiana. Anche quella arancione, invece quella arancione è sempre arancione? Non lo so, che ragione non lo so, va bene, mi sono tra i gatti, va bene, grazie, alla prossima, ciao. Ciao.